amici miei non dell'avventura, buonasera, benvenuti alla visione d'ascolto di questa nuova puntata di Today Sport, ovviamente da Tuer Xenon, è quella numero 6. Tante sono le giornate del campionato di promozione girone D che, come più volte ripetuto, seguiamo da vicino. Fosse altro perché vi sono due importanti formazioni di questo territorio, si tratta dello Sporting Eubea e delle Aquile Calatine, sui quali abbiamo ovviamente puntato i riflettori. Della seconda abbiamo come sempre le immagini, ma qualcosa anche dello Sporting Eubea reduce da una importantissima vittoria casalinga, quella conseguita ieri 1-0 e che vale insomma la, diciamo, zona medio-alta della classifica, fermo restando che è questa particolarmente corta, cioè spazio un po' per tutti per, come dire, sognare i vertici. Di questo soprattutto parleremo, quindi di quanto accaduto ieri nei campi di gioco di questo girone del campionato di promozione. Lo faremo grazie alla preziosa collaborazione dei nostri gentili ospiti che vado subito a presentare. Per una questione innanzitutto di cavalleria, partiamo dalla sinistra dei vostri teleschermi e diamo il benvenuto alla dottoressa Diletta Sirna. Buonasera a tutti. Ben trovata, un grazie per essere intervenuto anche ad Enrico Ruscica, buonasera, centrocampista delle Aquile Calatine, e un grazie ad Edoardo Iannizzotto, buonasera, uno dei juniores in seno alla formazione biancorossa. È un benvenuto, ed è la prima volta che viene a trovarci nei nostri studi, al presidente dello Sporting Eubea, Ivan Logreco. Buonasera. Che immagino è doppiamente contento, sia per la vittoria, vorrei proprio aprire così il nostro appuntamento di oggi, che è ricchissimo, abbiamo proprio in scaletta tantissime cose, molto credo, se non altro spero, interessanti da farvi vedere e ad ascoltare, ma Ivan Logreco è doppiamente, dicevo, come dire, contento per il risultato prima, ma anche, e non è meno importante, per la finalmente riapertura della tribuna del Franco Vassallo di Licodia Eubea, che è stata, come dire, celebrata con, come meglio non si poteva, in termini di entusiasmo. Vi daremo insomma testimonianza dell'entusiasmo che ha caratterizzato appunto gli spalti del Franco Vassallo. Eccola qua, ci sono già delle immagini a nostro supporto in onda. E allora, Logreco, finalmente si è stata riaperta, vogliamo fare una mini cronostoria della vicenda burocratica che ha insomma interessato questa tribuna. Sì, diciamo che di concerto con l'amministrazione comunale di Licodia Eubea avevamo avviato questo lungo iter che ha portato finalmente alla riapertura del Franco Vassallo già questa estate. E abbiamo avuto il parere favorevole già nei pressi della metà di agosto. Parere favorevole che comunque era su dei lavori che comunque dovevano essere poi materialmente realizzati. Sono stati eseguiti questi lavori in maniera celere e soprattutto sono andate a ricoprire quelle che erano le zone oggetto di interventi di manutenzione più o meno importanti. Finalmente, dopo aver concluso i lavori, siamo riusciti venerdì mattina, ecco, quindi in extremis, ad avere il via libera all'apertura del Franco Vassallo, e questa sicuramente per noi è una grandissima gioia che fa il paio con quella poi della vittoria sul campo ieri. Quindi un lavoro di concerto tra la nostra società e l'amministrazione comunale che ha reso possibile la riapertura per la gioia di tutti gli sportivi licodiani. Riapertura che ancora purtroppo non si è determinata per quel che riguarda la tribunetta del Pino Buongiorno a Caltagirone, vi ricordo impianto dove la formazione biancorossa delle Aquile Calatine gioca le proprie partite casalinghe. Vorrei coinvolgere in questo argomento in maniera breve Diletta Sirna, che ricordo fa parte del gruppo comunicazione dei biancorossi, è l'addetto stampa della formazione. Diletta Sirna, che è anche scrittrice, molti suoi concittadini non solo la conoscono per aver scritto un libro, per essere anche stata corrispondente di Tele Lombardia, giusto? Esatto, sì. Quali sono le notizie oggi a proposito della riapertura della tribuna? Beh, parlando con il presidente, i documenti sono pronti, i lavori dovrebbero iniziare a breve, forse la prossima settimana. Per noi questa è un'ottima notizia, perché comunque abbiamo bisogno dei tifosi, perché sì, vengono, supportano la squadra, però si mettono in una posizione magari sopra una collinetta a guardare la squadra, non è più il caso, abbiamo bisogno di loro, anche perché poi
inizieranno tante, abbiamo tante iniziative in serbo per i tifosi nel momento in cui entreranno allo stadio, al campo. Quindi speriamo che sia, insomma, imminente la riapertura, necessita appunto questo intervento che speriamo, insomma, chi di dovere lo svolga nel più breve tempo possibile. Allora, entriamo nel merito, prima di coinvolgere l'aspetto, come dire, tecnico del discorso, Ruscica e Iannizzotto, nel merito di questa sesta giornata, prego la regia di mandare in onda la schermata con i risultati del sesto turno, se possiamo vederli, per me che non ci vedo molto bene, eccolo qua sul grande schermo, un anticipo, quello di sabato ha visto protagonista il Megara in casa vincere 3-2 sull'ACI di Sant'Antonio, quindi domenica vittoria perde in casa ad opera del Marina Ragusa, 0-1 il finale, il Ragusa fa 4-1 sull'Adrano. Come detto, anticipato, amara la sconfitta dell'Aquila Gratina in quel di Zia Lisa a Catania, D'Agata 3, Aquile 2. Quindi città di Paternò 1-0 sulla 3 di Catania e qui un'autentica sorpresa, se vogliamo, l'ex capolista perde la sua prima partita. Poi la Rinascita Gratina perde nuovamente in casa 2-1 ad opera del Santa Croce, Sporting Eubea 1, Real Siracusa 0 e infine goleada dello Sporting Tre Castagni 6-0 sul Masca Lucia che rimane fanalino di coda, come testimonia adesso la classifica che viene mandata in onda. Adesso sono ben 4 le formazioni che la capeggiano: Ragusa, Atletico Catania, Santa Croce, Paternò a quota 13, a 11 c'è lo Sporting Tre Castagni, l'Eubea è a 10 punti, quindi D'Agata 9, Marina di Ragusa e Megara 8 punti, ferme a 7 il Vittoria e le Aquile Gratine, poi a 6 c'è il Città di Iaci Sant'Antonio, Belvedere, Siracusa insieme ad Adrano 5 punti, Rinascita Gratina 2, Fanino di Coda 0 punti, il Città di Masca Lucia. Da aggiungere ai numeri, mi pare abbastanza interessante dire che l'unica squadra che non ha perso una partita è lo Sporting Eubea e poi l'unica a non aver vinto ancora è proprio, ma neanche pareggiato, il Masca Lucia a 0 punti. Motivo ulteriore, lo greco, di soddisfazione, il fatto intanto di non aver, come dire, conosciuto l'amarezza della sconfitta. Sì, se prima del campionato mi avessero detto che noi alla sesta giornata saremmo stati imbattuti, gli avrei detto probabilmente che era un folle, però le partite che finora abbiamo affrontato, nelle partite che abbiamo affrontato fino ad ora, crediamo di aver meritato i punti che abbiamo, forse proprio contro le Aquile Calatine era l'unica di queste 6 partite che avremmo dovuto perdere e in quel caso siamo riusciti a pareggiare, però ci sono altre partite. Io penso al penultimo turno in casa contro il Santa Croce, dove vincevamo e siamo stati rimontati al 91esimo, piuttosto che quella contro il Città di Iaci Sant'Antonio, 2 volte in vantaggio e anche lì rimontati a pochi minuti dalla fine. Poi chi mastica di calcio dice sempre che alla fine poi tutto si compensa. E quindi questi 10 punti, siamo contenti di avere questi 10 punti, però non ci possiamo sicuramente fermare, dobbiamo continuare a mettere fieno in cascina per raggiungere quello che per noi è la vittoria del campionato, nel senso la salvezza è la nostra vittoria del campionato e quindi la permanenza in questa categoria, in questo girone che annovera sicuramente in realtà importanti che hanno fatto la storia del calcio dilettantistico siciliano. Certamente è un buon inizio, di questo non si può dire, insomma, questa stessa cosa non possiamo dire purtroppo delle Aquile Gratine che sembrava avessero lasciato dietro i problemi di risultato, se non altro perché il buon gioco c'è stato e biancorossi dopo le 2 vittorie consecutive, ma Enrico, è arrivata la terza di sconfitta in 6 partite, sono veramente tante, quindi una su 2 perse, è la più brutta questa delle 3 secondo te? Ma secondo me sì, di come si è svolta la partita, siamo amareggiati sicuramente. Primo tempo, la prima mezz'ora vincevamo 2-0, poi non lo so cosa è successo, voglio dire...
C'è un problema mentale, abbiamo capito, ma sì. Adesso ci saranno tanti commenti e soprattutto tante immagini che ci daranno lo spunto per commentare nel dettaglio la partita. Come preannunciato, abbiamo veramente tante cose da farvi vedere rispetto al match d'Agata Aquile Calatine, ma per onor di classifica, quindi iniziamo invece col vedere il gol che ha deciso il match al Franco Vassallo tra appunto l'Eubea e il Real Siracusa, che vi ricordo è stato anche recente avversario delle Aquile Calatine. Poi parleremo anche di questo. C'è una nota positiva che è appunto il superamento del turno in Coppa Italia. Prego la regia guidata da Marco Reitano di farci vedere proprio l'entusiasmo del pubblico e il gol vittoria di Favara su calcio di punizione. Questo quanto è accaduto di positivo in termini appunto tecnici sul terreno di gioco del Franco Vassallo di Rico Tiobea, il gol bellissimo di Favara. Lo greco, un giocatore che io sconoscevo, l'ho già visto 3 volte nei 3 match che avete disputato contro i biancorossi delle Aquile Calatine, ma oltre a essere un ottimo tiratore su piazzati, ha dimostrato di saper stare proprio in campo, a centrocampo, sa tenere la posizione, è uno dei vostri elementi migliori? Assolutamente sì, noi Giuseppe Favara lo abbiamo preso, questa è la seconda stagione che è con noi, perché ritenevamo di dover avvalerci in mezzo al campo comunque del cosiddetto regista, del cosiddetto ragionatore di centrocampo. Giuseppe possiede queste caratteristiche, sono note a tutti, ha dei trascorsi importanti insieme a Ivan Senia nello Scordia, perché ricordiamo che loro sono stati gli artefici di quel percorso che ha portato poi lo Scordia in eccellenza e subito dopo in Serie D. Quindi poi ha dalla sua questa caratteristica di saper calciare da fermo in maniera sicuramente importante, ed è uno di quei giocatori che poi alla fine di un campionato ti riesce a regalarti 7-8 punti, solo lui. Eh sì, sono gol determinanti. Allora, prima di vedere gli highlights, questa sera abbiamo un attimino invertito la scaletta, prima facciamo vedere gli highlights, poi le interviste, ma siccome ce n'è fra le interviste realizzate nel dopo partita di D'Agata con le Calatine una, come dire, pirotecnica con il direttore generale Massimo Parisi, inizieremo fra poco con quella, se non prima avere però intanto coinvolto anche il giovanissimo Edoardo Iannizzotto, che è sicuramente tra le sorprese positive di questa squadra, giovanissimo, a dispetto della sua costituzione fisica, perché Iannizzotto, lo vedete, mingherlino, però oltre ad avere una grande tecnica ha anche la cosa che mi ha impressionato di te è una forte personalità, tu cioè non ti tiri mai indietro quando c'è il contrasto. Da che cosa dipende? Dalla tua vocazione, proprio dalla tua indole, o sei stato calcisticamente educato a giocare in questa maniera? No, sicuramente, anche perché come ha detto lei, dal punto di vista fisico sono magari mingherlino, cerco di dare, magari ci metto quella voglia in più che comunque mi fa arrivare su quel pallone o che comunque cerca di, tra virgolette, spaventare l'avversario, questo. Cosa purtroppo che non è accaduta ieri, non siete, tra virgolette, nel senso buono del termine, riusciti a spaventare gli avversari, cosa è successo nel finale? Ma noi, secondo me, la nostra partita ieri è stata, secondo me, nei primi 20-25 minuti. Abbiamo dimostrato nei primi 20-25 minuti appunto di giocare un grande calcio e siamo andati subito in vantaggio di 2 gol. Poi non so cosa sia successo. C'è stato, secondo me, ci siamo cullati del fatto comunque del doppio vantaggio
e lì abbiamo sbagliato, infatti ci hanno punito subito con un gol e poi è andata come è andata. Allora, questa senz'altro è una componente della sconfitta biancorossa, ma ce ne sono delle altre. Questa intervista che abbiamo fatto con Massimo Parisi ce ne dà lo spunto o alcuni spunti. Ascoltiamo. Nemmeno nei migliori thriller, nei migliori incubi si possono assistere a certe partite. Non lo so l'arbitro che cosa gli è successo, me lo dovrebbe spiegare lui. Perché nulla togliendo al Dakata con l'agonismo e la voglia che ci ha messo, non ho nulla da dire alla squadra avversaria. Mi rammarica il fatto che un arbitro non può dare un rigore del genere e buttarci fuori un giocatore come Nigro, solo perché gli si dice non siamo venuti qua per passeggiare ma per giocare. Lo ammonisci per la seconda volta e lo butti fuori. Allora gli dai un rigore che non c'è, perché è inesistente, e butti fuori uno dei nostri giocatori. Quindi sul 2-1 nostro noi passiamo sul 2-2 con un giocatore in meno. Allora a questo punto nemmeno nei migliori thriller, non lo so se c'è un regista migliore di questo, questo è un incubo. Non è possibile, una squadra che vince 2-0, d'accordo, tutto quello che vuoi tu, ma non è possibile. Per concludere è più... è una partita che non si può discutere. Un punto perso o tre punti persi? No, è la faccia persa. Ma non per colpa solo nostra, perché la colpa è solo nostra e dell'arbitro. Perché se l'arbitro, ti ho detto, mi dà un rigore che non esiste, mi butta fuori un giocatore, ci lascia un uomo in meno, gli ha detto al Dakata vinci la partita, punto. Chi sei? Chi lo ha fatto l'arbitro? A me non me ne frega niente, un Dakata può entrare e vincere e fare 10 gol, ma un arbitro non può dare un rigore del genere. E per giunta mi penalizzi buttandomi un giocatore fuori che non ha nemmeno imprecato. Ti ha detto semplicemente non siamo venuti qua per passeggiare, siamo venuti qua per lavorare, punto. E gli dà il secondo cartellino. Che significa? Dimmelo tu a 10 minuti dalla fine che significa. C'è stata una partita? Bravo, complimenti. Ci sono stati dei falli che, guarda, mi sono alzato io dalla panchina. Ci sono stati un paio di falli. Ma che ci stanno nel campo? Ma fischiali. Cazzo, fischiali, li ha fatti andare via. E non una volta, 10 volte. E come vuoi giocare? Qual è il problema? Un ambiente tranquillo, sereno, tra amici, siamo fidelizzati col Dakata, quindi qual è il tuo problema? Perché ti inventa la partita? Ti sei inventata la partita, hai vinto, l'arbitro ha vinto 3-2, complimenti all'arbitro, non ho più parole da dire. I miei hanno la responsabilità di non aver uscito le palle, giusto? Perfetto. Allora, questa è la pirotecnica intervista di Massimo Parisi, che punta il dito sul direttore di gara, che ricordo è stato il signor Sebastiano Grasso di Cireale, che, diciamo così, per quanto riguarda il primo tempo aveva diretto in maniera discreta. Poi, se vogliamo, ecco, senza entrare nel merito, un po' all'inglese nel secondo tempo, quando insomma il gioco è diventato più vigoroso sul piano atletico, molte cose insomma le ha lasciate correre. E allora, prima però di coinvolgere i nostri ospiti in studio, sulla scorta di quello che abbiamo ascoltato, guardiamo le immagini, quindi le fasi più salienti, con gli highlights montati come sempre da Francesco Cascino per le immagini di Santo Sainbene. Diamo il benvenuto, gentili telespettatori, a questo appuntamento con il calcio e il match tra le formazioni di Dakata e Aquile Calatine, valevole per il sesto turno del campionato di promozione Girone D. Velocemente le formazioni in campo, partendo dagli ospiti biancorossi di mister Buoncompagni, sono stati così schierati: Polessi, Bartoluccio, Iannizzotto, Nicotra, Wally, Nigro, Amadou, Alini, Abdullahi, Ruscica e Vittoria. Ecco invece l'11 schierato da mister Giuseppe Indelicato: Sicalica, Nizzo, Napoli, Torre, Leonardi, Indelicato, Rosignoli, Siciliano, Censabella, Fisichella e Garufi. L'arbitro dell'incontro, il signor Sebastiano Grasso di Acireale, assistito da Paolo Spadaro e Orazio Attardi della sezione arbitrale di Ragusa. Partiti. Parte il suo traversone di destro sul secondo palo. Il colpo di destra di Abdullahi, la palla che è recuperata da Vittoria. Carica il destro, ma anticipa troppo la battuta al volo, ne viene fuori un tiro molto alto sulla porta di difesa da Sicali. Amadou, favorito al rimpallo, ancora Amadou, poi lo ferma bene Torre, poi il gran destro dalla distanza di Alini che finisce di poco fuori sulla destra di Sicali, altro tiro pericoloso delle Aquile Calatine. Il destro intanto di Nicotra sul primo palo, tira in porta, la palla in gol, magistrale calcio di punizione di Nicotra, le Aquile Calatine sono in vantaggio. Ha tirato di fatto sul palo coperto dalla barriera il numero 4 Calatino.
sorprendendo l'estremo difensore Sicali, che evidentemente non si aspettava questa traiettoria così insidiosa. Palla che di fatto ha aggirato la barriera dinanzi la porta e ha trafitto l'estremo difensore del Dagata sul palo alla sua sinistra. Abdullahi lo mette a terra, scatta velocissimo verso l'area di rigore, ancora Abdullahi in precipitosa uscita, Sicali salva la situazione in collaborazione di Napoli che mette fuori, ma la palla è recuperata da Amadou, Aquile che rimangono in attacco, la palla al limite per Ruscica, il destro, la palla in gol, 1-2 delle Aquile, biancorossi che raddoppiano, Enrico Ruscica, bella azione sulla destra di Amadou, la palla che è finita fuori l'area di rigore, prontamente appostato proprio al limite dei 16 metri avversari, Enrico Ruscica che non ci ha pensato su due volte nel caricare il suo interno collo destro che si è infilato nell'angolino basso alla destra di Sicali. C'è spazio per Abdullahi sulla sinistra, Abdullahi 1 contro 2, Abdullahi attende rinforzi, serie di finte, ancora il colpo di tacco, lo scatto perentorio di Vittoria che entra in aria, Vittoria in posizione della sinistra, serie di finte, ancora il dribbling, salta due avversari ma non il terzo che lo va a fermare e sfuma questa pericolosissima azione delle Aquile Calatine. Contrattacco, attenzione del Dagata, velocissimo con Garuffi sulla corsia di destra, parte il traversone in aria, va a chiudere ma manca l'intervento, Bartoluccio al limite solo, Cenza Bella poi recupera posizione, Bartoluccio il tiro centrale, la palla bloccata con sicurezza a terra da Polessi. Lo scatto molto buono a sinistra del giocatore Fisichella che riesce a servire al limite per Cenza Bella, il tiro e gol, accorcia le distanze il Dagata, bella azione sulla sinistra di Fisichella, palla al limite servita per la corrente Cenza Bella che di interno collo destro non lascia scampo all'estremo difensore Polessi. Corpo a corpo tra Wally, ancora Cenza Bella, il colpo di destra limite pericoloso di Bartoluccio, il palleggio aereo, l'acrobazia e la palla in gol. Ma attenzione, fuori gioco, era finito in offside il giocatore Fisichella che si era reso protagonista di un gesto tecnico veramente pregevole. Partiti in questo momento. Il fischio dell'arbitro, il destro di Nicotra che calcia proprio in porta la palla fil di palo, di poco fuori. Lungo lancio del solito Rosignoli direttamente in area avversaria, chiama palla Fisichella, lo controlla Bartoluccio, ancora Fisichella. Calcio di rigore. Ingenuo quanto inutile fallo di Bartoluccio che concede di fatto la massima punizione al Dagata. Era sicuramente in una posizione assolutamente innocua il numero 10 Fisichella, entrato in area sì, ma praticamente quasi fuori dall'area di rigore, più vicino alla linea di fondo campo che altro. Da tergo questo intervento assolutamente infelice di Bartoluccio che tocca l'avversario sul piede d'appoggio e questo ovviamente induce il direttore di gara ad assegnare la massima punizione. Attenzione, doppia ammonizione ai danni di Nigro e Aquile Calatine che rimangono in 10. Fisichella contro Polessi. Fischietto in bocca per il signor Grasso, il destro di Fisichella, la palla in gol. Al 18° della ripresa cambia nuovamente il parziale. Dagata 2, Aquile Calatine 2. Il gol su calcio di rigore di Fisichella. Ritorna nella tre quarti avversari pericolosamente il Dagata con Garuffi che ha fatto fuori un avversario, ancora Garuffi che cerca di accentrarsi, Garuffi carica il sinistro sul primo palo, corta la respinta e poi la prodezza di Polessi che si rifugia in corner. La testa di Wally, rimpallo che favorisce Ruscica, altro campanile, altro colpo di testa di Siciliano, quest'altro di Wally, poi questo di Rosignoli nella zona del solito Fisichella. Fisichella va via a Bartoluccio, Fisichella che entra pericolosamente in aria, Fisichella verso il fondo, il cross in mezzo, ci mette una pezza Manuello e poi la palla in gol, incredibile, incredibile. Fisichella, bravissimo sicuramente a fare questa straordinaria acrobazia, ma autentica ingenuità difensiva delle Aquile Calatine che avevano sul piede di Manuello la palla da allontanare, incredibilmente svirgola il disimpegno, il neoentrato che incappa in questa sorta di infortunio tecnico e mette nelle condizioni, diciamo così, l'esperto, il bravo attaccante numero 10 del Dagata di coordinarsi per effettuare quella che è stata un'autentica acrobazia che gli ha dunque fruttato il gol vantaggio. Tutto questo al 38° della ripresa. È il triplice fischio del signor Sebastiano Grasso, 10 Reale, arbitro dell'incontro, a sancire la fine di questo match.
Dunque, finale qui dal campo di Zia Lisa a Catania. D'Agata batte Aquile Calatine 3-2. La linea può tornare allo studio. Highlights particolarmente lunghi, ma ne valeva la pena, tante le immagini salienti, importanti, insomma, da mettere in evidenza. Adesso alcune di queste le analizzeremo, come anticipato Massimo Parisi, rigore sì, rigore no, per lui assolutamente no. E volevo subito chiamare in causa Diletta Sirna sull'episodio che abbiamo mandato a rallenti più volte. Secondo te è rigore o no? Secondo me abbiamo comunque commesso un'ingenuità, perché fare fallo lì in un campo del genere rischi, perché comunque può essere che l'arbitro ti dà il rigore. Secondo me prende la palla, però era meglio se non facevamo quell'azione. Poi, allora, l'arbitro sicuramente ha condizionato, tra virgolette, la partita sotto questo aspetto, però noi ci abbiamo messo del nostro, perché noi abbiamo fatto 20 minuti meravigliosi, che io ero vicino al pubblico del D'Agata e loro dicevano: ma questi sono veramente forti, cioè già in 20 minuti stanno 2-0. Poi abbiamo mollato mentalmente, più questo episodio che ci ha proprio, purtroppo siamo molto rammaricati e amareggiati, perché una vittoria era importante, soprattutto per come era nata la partita e come si era messa. Allora, Enrico Luscica, che nel senso buono del termine ho un po' criticato in questo avvio di stagione perché non ha al meglio delle sue condizioni fisiche, è cresciuto nelle ultime settimane. Credo che proprio ieri abbia fatto il suo migliore partito, se non altro il migliore primo tempo fino al 18esimo, quando poi, come abbiamo visto, Nigro è stato espulso per somma d'ammunizioni. Avrebbe detto una frase che potrebbero i più, in termini arbitrali, potuto ritenere innocua, ma per il signor Grasso non è stata così, così che è stato appunto per la seconda volta il cartellino giallo ed è stato espulso. Da quel momento Enrico, così come ha fatto in Coppa Italia, ha ricoperto il ruolo di difensore centrale. È stata la vera spina nel fianco Fisichella per voi? Perché avete avuto così grosse difficoltà nel marcarlo? Ma questo ragazzo non lo conosco sinceramente, però è un esterno abile a saltare l'uomo e ci ha messo in difficoltà, che loro prendevano palla dalla tre quarti, lanciavano sulla loro sinistra e questo puntava e metteva sempre la palla in mezzo. Poi ha fatto quel gran gol, tanto di cappello, perché è un bel gesto. Peccato di come era andata la partita, perché nei primi 20 minuti vincevamo 2-0, potevamo fare il terzo e il quarto, invece abbiamo subito il 2-1. Gol sbagliato, si dice gol subito. Sull'episodio del rigore, qual è la tua impressione? Ma secondo me non era rigore. Però è anche vero, come ha detto Diletta, in quei campi basta che lo tocchi e già è rigore. Perché l'arbitraggio è stato scandaloso, perché non si può commentare una partita del genere. Poi anche noi sicuramente ci abbiamo messo del nostro, perché ci siamo cullati e quindi abbiamo perso la partita. Allora, l'opinione neutrale di Ivan Lo Greco, come l'ha visto quel fallo? No, sono d'accordo con quanto sostenuto precedentemente da loro. Sicuramente avrà preso, credo fosse Bartoluccio. Bartoluccio, sì. Credo proprio abbia preso il pallone, però quello che ti condanna in quella situazione, oltre al fattore ambientale, come detto, e quel gesto veemente con l'avversario di spalle alla porta, quindi non c'è i tecnici, se ci fosse Parisi credo che l'avrebbe sottolineato, in quella situazione con l'avversario di spalle alla porta, un intervento veemente di questo tipo non serve assolutamente a nulla. Poi naturalmente l'arbitro, non so se fosse condizionato in quel momento della partita, e poi ti fischia rigore contro. È stato, capito? Generoso, magari il contatto c'è stato, ma considerata la posizione in cui si trova l'avversario si poteva anche, come dire, sorvolare, perché non stava tirando in porta, insomma. Tu come la pensi, Iannizzotto? Secondo me è un giocatore di esperienza come lui, non li può fare questi errori, cioè ci può stare, ma anche no, perché in quel caso è in una posizione defilata l'attaccante, temporeggio e basta, lo porti, non ha senso secondo me. La giovane voce della verità di Iannizzotto, diretta. No, forse
la cosa più scandalosa, tra virgolette, è stata l'espulsione di Nigro. Noi abbiamo parlato a fine partita con Alessandro, lui comunque ci ha detto, io sono detto all'arbitro, il clima comunque non è teso, quindi non ci sono stati problemi fuori, neanche in campo comunque c'è stata correttezza, a parte qualche episodio. Ci faccia giocare in maniera tranquilla, invece l'espulsione sinceramente non l'ho capita, non l'ha capita neanche Nigro. Bartoluccio, va detto che è stato tra i migliori sin qui in questa via di stagione, probabilmente un'arma in più per la formazione biancorossa e poi ha determinato i primi tre punti in quel di Noto. Ieri però, come dire, gli è capitato questo avversario, tra virgolette, maledetto, che risponde al nome di Fisichella, e ha avuto grosse difficoltà. Questa è una delle carenze, Enrico, no? Che non ci sono altri difensori di ruolo nelle Aquile Calatine. Ma secondo me Bartoluccio è un ottimo giocatore, però non lo so, domenica quello Fisichella è stato una spina nel fianco. È bravo, come ho detto poco fa, e oggi, no, magari non era in giornata Bartoluccio, però fatto sta che abbiamo perso la partita e quindi ci ritroviamo con 0 punti. Insomma, il senno di poi lascia il tempo che trova, è chiaro. Allora, andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo, ma sono tante veramente le cose interessanti e io direi di mandare in onda l'intervista che abbiamo fatto a Samuel Buoncompagni. Forse ho sbagliato l'ordine, ha ragione la regia, anzi rispettiamo l'ordine e ci sono due dichiarazioni di mister Indelicato, sentiamo Indelicato, allenatore del Dagata. Le partite di solito c'è una squadra che le vince e un'altra che le perde, ma in questo caso l'ha più vinta il Dagata o l'hanno un po' persa le Aquile secondo lei? Ma secondo me ci sono due componenti importanti nel calcio, motivazione e il sapere stare in campo. Noi praticamente abbiamo regalato i primi 10 minuti, un quarto d'ora alle Aquile Calatine, una ottima squadra, devo fare i complimenti perché sono un'ottima squadra. Sul 2-0 qualsiasi squadra non so se riusciva a fare questo grande risultato. Il Dagata ha avuto il merito di crederci sin da subito, si è rimboccate le maniche, ci siamo messi meglio in campo e la fortuna è stata anche che abbiamo accorciato le distanze nel primo tempo. Nel secondo tempo ci ha agevolato anche l'azione del rigore, che lo può dare o non lo può dare, comunque in molte occasioni non ce l'ha dato, questa volta ce l'ha dato. Da quel momento è cambiata la nostra gara perché c'è stata anche l'espulsione e non è da poco l'espulsione da Nico. Però devo dare grande merito ai ragazzi perché hanno fatto una grossa partita nel secondo tempo. Dal 2-0 in poi ci abbiamo creduto, abbiamo rispolverato il nostro carattere che ci contraddistingue da qualche annetto e veramente devo fare i complimenti ai miei ragazzi, riconoscendo anche che le Aquile Calatine sono un'ottima squadra. Lo Greco, Indelicato, opportunamente mette in evidenza, no, l'aspetto caratteriale, la personalità della sua formazione che spesso fa la differenza in questa categoria, così come la faceva anche nella prima categoria, immagino, dell'anno scorso. Personalità che spesso l'Eubea ha dimostrato di avere. Da che cosa dipende? Dai singoli giocatori, dall'assetto societario o dalla personalità che ha il tecnico nel trasmettere determinati, insomma, valori? Allora, io sono dell'avviso che per far bene a tutti i livelli ci debba essere piena sinergia di quelle che sono tutte le componenti che vanno a formare la squadra e quindi a cascata dalla società, dalla dirigenza, allo staff tecnico e poi non di meno i giocatori. E poi all'interno di ogni spogliatoio c'è chi spicca per un determinato tipo di esperienza acquisita durante la propria carriera che fa da chioccia per tutti gli altri e riesce a motivarli anche nelle situazioni delicate come poteva essere, ecco, una situazione come quella di ieri. Però non consideriamo mai poi dei fattori diversi come possono essere quelli dell'arbitraggio che qui stiamo commentando in questo caso. Benissimo, allora chiudiamo qui la prima parte perché poi abbiamo da analizzare altri episodi, a cominciare del
gol effettuato da Fisichella, che ha fatto, come dire, le prove tecniche di rovesciata, l'ha messa dentro, ma l'arbitro ha opportunamente, secondo me, annullato per fuorigioco non tanto di Fisichella ma di Garufi, che era assolutamente influente in quell'azione. Ma sentiremo il parere dei nostri ospiti in studio e poi tante altre cose per riparlare dell'Eubea e di questo splendido finale del match di ieri al Vassallo. Questo dopo questa breve pausa pubblicitaria.